Allora io sono direi di un'ignoranza feroce, non so veramente moltissimo, non vorrei fare il Socratico, cioè testimoniare di sapere di non sapere, ma veramente faccio grandi, grandi, grandi confusioni, grandi così cocktail di informazioni, nozioni che prendo da una parte e dall'altra, no? Non riesco, diciamo, a tenere un rapporto attendibile con il sapere, lo ricostruisco, lo fraintendo, ne faccio un oggetto d'uso che anche in qualche modo finisce per brutalizzarlo. Quello che invece posso testimoniare di attendibile è il mio vissuto, che non è necessariamente afferibile a testi, ma a testimonianze piuttosto, alle mie testimonianze di esperienze emotive vissute. Vorrei parlare ancora una volta, visto che sono stato per molto tempo nei pressi di questo tipo di pensamento e di situazione emotiva che, diciamo, l'ho molto agita, molto evocata, molto sostenuta con le mie riflessioni, i miei portati emotivi, appunto, quella idea, ma non parlerei di idea, parlerei di contesto emotivo, che è quello che avvicina l'idea dello scomparire, del sottrarsi, cioè l'idea e al portato, diciamo, proprio del suicidio, ecco. Quando è che si sente necessario, perché a un certo punto si manifesta come una necessità irrevincibile. Lo si deve fare, lo si deve attuare, non c'è modo di rimandarlo, non c'è modo di differire, diventa prioritario sbarazzarsi di se stessi. Nel mio caso, ma io credo che sia generalizzabile, anche se non voglio fare il generalizzatore, ma comunque la generalizzazione in ogni caso parlando è d'obbligo, perché le parole non sono altro che strutture generalizzanti e astraenti. Direi che il suicidio viene come prospettiva, si apre quando non ci si sente sufficientemente amati, quando il mondo ci testimonia di non essere oggetto amabile. Questo mondo, questi altri, continuamente non fanno che testimoniare al suicidando, che non è un possibile oggetto d'amore, non c'è abbastanza amore che sia diretto, dirottato verso questo, come dire, portatore di un desiderio di scomparsa, anzi, il desiderio di scomparsa è intessuto, sostenuto dalla sua sensazione, dal suo sentirsi non amato. C'è qualcosa, c'è qualcuno, è il mondo stesso, sono tutti. È, diciamo, la sua percezione distorta, e la verità sta di fatto che il suicida sente di non essere amato abbastanza, e siccome non è amato abbastanza, trova inutile vivere, se io non riesco neppure a farmi amare da questa persona che dovrebbe riconoscere il mio dolore, la mia sofferenza, che mi dovrebbe accogliere, allora io voglio, devo, non voglio, devo, non posso che morire. L'unica soluzione possibile è la morte. Infatti, molto spesso il suicidio sta nei pressi delle relazioni d'amore. Quando l'altro testimonia che tu non sei più così amabile, una delle opzioni possibili è
la morte. Ecco, la morte è sempre un teatro in cui, come dire, gestire questa carenza d'amore. Può essere gestita in tanti modi. C'è la morte evocata dell'altro, del rivale, della rivale. Infatti, sensatamente, in tempi più civili, era possibile, come dire, sfidare a duello la persona che aveva sottratto l'amore, la persona che viene vista come l'antagonista. L'antagonista può essere sfidata a duello e quindi la morte veniva evocata, ma in maniera attiva. Cioè questa mia voglia di morire, questo mio dolore diventa invece, come dire, il prodromo, l'antefatto di un teatro dove la morte viene evocata, ma in un duello, in una situazione di sfida. Quest'amore che migra, quest'amore che nega qualcuno, dà a quel qualcuno in questo tipo di struttura socio-relazionale la possibilità di rivendicarlo evocando la possibile morte o dell'altro o di se stesso. Cioè, appunto, se io muoio nel duello, io mi sottraggo alla sofferenza. Se uccido l'altro nel duello, comunque mi sottraggo alla sofferenza. C'è anche un elemento suicidiario in questa struttura, perché è chiaro che il duello può anche andare a svantaggio di colui il quale appunto sia stato abbandonato, ma è comunque un modo di elaborare il dolore. Poi nel duello la morte o la ferita, no? La ferita interiore che si fa ferita fisica, libera in qualche modo, rende visibile, fa affiorare il dolore. Lo stesso dicasi purtroppo per quello che accade invece attualmente, per cui la morte è come dire, proiettata sull'oggetto d'amore, come tu non mi ami abbastanza, tu testimoni che non sono amabile, tu devi scomparire. E questa è, diciamo, la versione più aggressiva, più orribile, anche inaccettabile, ma il senso è sottrarre se stessi al dolore, eliminando colui che questo dolore ha prodotto, colui che testimonia che non c'è amabilità in chi viene abbandonato. La versione, diciamo, invece legata al suicidio è per l'appunto: io non sono degno d'amore, non sono amato a sufficienza, devo sottrarmi a questo dolore, devo sottrarmi a questa iniezione, a questo riconoscermi non amabile, e quindi mi porto in un'area che è quella della sottrazione di sé, della vita, mi faccio, come dire, scomparsa, mi rendo permanentemente sottratto alla vista degli altri, muoio, mi uccido. Ecco, ci sono poi anche altre situazioni, non necessariamente solo quella legata alle relazioni d'amore adulte, ma anche forme di suicidio che testimoniano ancora questa carenza, questa assenza d'amore. Ecco, anche nell'adolescenza, tempo in cui si pensa, io penso che questa dimensione adolescenziale sia un po' protraibile, perché ormai siamo tutti perennemente adolescenti, specialmente noi non riprodotti. Si pensa di essere al centro delle attenzioni, quando queste attenzioni diventano attenzioni che disconoscono l'amore che dovrebbe essere a noi portato, ecco, c'è la scelta, l'opzione del fuoriuscire dalla vita. Se io non sono amabile, se finisco in qualcosa che testimonia, che mi rende non amabile, io preferisco scomparire piuttosto che affrontare una situazione in cui mi si testimonierà ancora una volta mancanza d'amore. Qui anche i suicidi, quelli definiti scolastici per assenza di riconoscimenti, ma questi riconoscimenti sono ancora mancanza d'amore. Cioè il accaduto accade che il motivo, diciamo, che induce al suicidio, ma ce ne sono altri pregressi, ovviamente, sia una valutazione negativa del lavoro scolastico. Ecco che allora
L'alunno si sente non amato dall'insegnante, ma soprattutto quella valutazione diventerà motivo di conflitto in casa, e se già ci sono delle difficoltà a gestire col genitore delle situazioni rispetto alle quali ci si può o non ci si può sentire amati, è evidente che se già l'universo scuola è motivo di contesa, l'arrivo di una valutazione negativa è l'apertura anche a una ulteriore mancanza di appagamento, che si va anche a manifestare nelle relazioni appunto genitore-figlio. Quindi, prima di piuttosto che affrontare una situazione in cui mi si testimonierà ancora una volta che non sono degno d'amore, di stima come amore, è chiaro, io in quel contesto e da quel contesto voglio sottrarmi, non ci voglio stare, opto per una fuoriuscita totale, non voglio soffrire, cioè nel suicida la volontà di non soffrire più per la ragione che sembra essere la genesi di questa sofferenza, ovvero la testimonianza che gli altri danno di non attenzione, di mancanza d'amore per il soggetto che opta per il suicidio. La mancanza d'amore, devo dire che quando io mi sono trovato a esperire questo desiderio profondamente, profondamente, ho capito poi che la ragione vera per cui avrei voluto uccidermi era, come dire, questa sensazione, questo sentimento doloroso generato da quella che per me era mancanza d'amore. Cioè si stavano facendo cose, si attivavano percorsi che testimoniavano conclamatamente che non ero amabile, non ero un possibile oggetto d'amore, c'erano altri più amabili, più attendibili, più sensati di quanto io non lo fossi. Ecco, questo essere scelto come oggetto d'amore di serie B, di serie D, di non stare, diciamo, no, nel Pantheon, al primo posto di coloro i quali dovrebbero essere amati dal compagno, dai genitori, crea un'ansia, una difficoltà, un affaticamento. Cioè sentire che quell'amore che dovrebbe essere dirottato su di noi finisce per essere dirottato su altri, crea un dolore straordinario, soprattutto se su quella relazione si è fatto un investimento enorme, si è fatta, diciamo, una operazione di isolamento, la si è resa determinante, principale rispetto a tutte le altre, rispetto a tutte le altre possibilità anche di attivazione di pratiche di vita non necessariamente legate alla relazione d'amore, ma che la relazione d'amore in questo caso ha, come dire, accantonato, allontanato. Chiaramente, come nell'Ottocento, c'è anche chi trae dei benefici dal suicidio dell'altro, cioè si sente così importante perché sa di aver evocato quel tipo di situazione. Ci sono dei bellissimi film dove attrici, artiste amate, al rifiuto del loro concedersi, evocavano negli spasimanti, nei coloro che aspiravano a questo rapporto, come reazione, il suicidio degli stessi. Ecco, questi suicidi non provocavano dolore in queste star, quanto piuttosto testimoniavano la loro desiderabilità. Sono così tanto desiderabile, il mio amore è così tanto, diciamo, forte e quanto a essere desiderato, che la mancanza di questo amore provoca morte. Questo gratifica molto.
anche se poi porta anche dolore, c'è cioè, tuttavia il riconoscersi come portatore di un amore che qualora venga a mancare produce morte, quale diciamo potere, quale straordinario potere provocare, capito, la morte per l'assenza del nostro amore, diventa come dire una energia assoluta, quella di questo amore che una volta dato vivifica, una volta tolto va a produrre morte, va a produrre devastazione, suicidio. Cosa dire quindi? Fondamentale l'approccio terapeutico di quei percorsi, di quelle scuole che dicono in primis amarsi abbastanza da non aver bisogno di un amore che sia così consustanziale alla propria vita. Anche negli amanti impossibili, pensate, no, Romeo e Giulietta, si muore perché l'altro non c'è più. Questi amori così letali e così anche forti, come dire, sarebbe opportuno in qualche modo evitarli o attivarli solo nel caso in cui sia opportuno, ma io direi che quasi mai opportuno, perché mettersi così completamente a disposizione e rendersi unicamente vivificati dall'amore di un altro, la cui assenza diventa, è davvero garantirsi, aprirsi a un possibile esito suicidiario. Quindi molto anzianamente io opterei per una pratica d'amore rivolta in primis a se stessa, cioè in primis amarsi, avere in sé le ragioni del proprio amarsi, del proprio condursi come oggetti d'amore a se stessi, per se stessi, in primis, poi con questo amore di sé anche cattolicamente, amare l'altro come se stessi, mai più di se stessi, mai oltre se stessi. Ama il prossimo tuo come te stesso, mai di più o più fortemente che l'amore per te. C'è da contenere, c'è da contenere, c'è da perequare. Dunque, banalmente direi che il suicidio, al di là delle visioni anche no, filosofiche, con complicanze teoriche di costruttiviste lacaniane, junghiane, sia banalmente prodotto da una carenza d'amore, da riconoscere che un amore pensato esistente, ecco anche uno smacco, sia invece soltanto un'apparenza, una messa in scena, ecco, rendersi conto che questo amore che l'altro testimonia non è realtà ma è messa in scena, provoca un dolore tale da evocare in colui che riconosce questa situazione ovviamente un desiderio straordinario di morte. Io mi sono intrattenuto a lungo con questi due momenti, con questo desiderio e tutti e due i momenti nella mia vita, ho scoperto che, insomma, la ragione era non sentirmi amato, non sentire che l'amore che doveva, come dire, dirottarsi, essere dirottato su di me, stava dirottandosi, stava andando, si manifestava altrove. Non ero io, non ero io, non potevo essere io l'oggetto d'amore. E quindi, avvertendo questa sofferenziale deviazione, mi si è prodotto un desiderio straordinario di morte, legato strettamente collegato a un desiderio di non vita, a una pratica di non vita. Se io sono così indegno di essere amato, se l'amore che io pensavo fosse per me non sta qui, sta altrove, è chiaro che io anche desidero di non vivere,
desidero di non mangiare, di non muovermi, come dire, inizio a attivare pratiche di sospensione dalla vita, che sono poi la depressione. Penso che anche la stessa depressione abbia come origine questa sensazione di non amore, che può essere l'altro, il compagno, ma può essere anche nel caso dell'attore sentirsi tradito da un pubblico che pensava lo amasse con forza esclusiva. Però anche in questo caso questa mancanza, no, di amore è l'elaborazione di un dolore più profondo, di una mancanza d'amore originaria verso se stessi, perché questa mancanza d'amore verso se stessi che ci fa dirottare alla ricerca di una fonte esterna a noi, è chiaramente la ragione per cui a un certo punto questa fonte può testimoniare anch'essa di non essere tale. C'è stato un fraintendimento e questo fraintendimento diventa letale. Quindi è opportuno sempre ricondurre a sé ogni urgenza, ogni bisogno che noi possiamo in autonomia, come dire, evadere. È opportuno sapersi amare così da sospendersi da questi precipizi nei quali spesso precipitano gli adolescenti o gli anziani. Anche il suicidio spesso è legato alla vergogna, ma anche in questo caso, facendo un giro, attraversando, ritorneremo a questa mancanza, a questo avvertire una mancanza proprio di amore. Cioè, colui che lavora, non ha soldi per pagare, anche in questo caso il denaro, è l'astratto simulacro di un amore mancato. Ma come? Di una ricompensa mancata. Una ricompensa in stima, ma poi alla fine in amore, perché molti, no, vedono nel denaro, come dire, l'astratta, no, rappresentazione della gratificazione. Ma che cos'è la gratificazione se non la concessione di sé, la concessione d'amore? Il denaro sta al posto di, ma esso stesso amore concretato. Per paradosso, le prostitute pensano di essere molto amate perché tutto questo denaro che gli altri spendano le rende le testimonia amabili. È evidente. Quando si dice: ma perché questo lavoro? Perché questo lavoro mette in scena, come dire, l'illusione dell'amore, ma anche la realizzazione. Se molti pagano per avere delle relazioni con me, io in realtà sono amabile, sono apprezzabile, sono stimabile. È un amore trasformato, trasfigurato, distorto, ma sempre d'amore si parla. Cioè, in realtà, il denaro è amore fatto moneta, è amore fatto materiale diretto di scambio, brutalizzato, banalizzato, volgarizzato, ma se tu mi paghi, mi testimoni la mia apprezzabilità, il mio valore, ecco, il mio valore, un valore che è transeconomico, cioè l'economicità si fa, come dire, presenza al posto di, e molti cadono in questo inganno. Ecco, a me non interessa cadere in questa sorta di surrogati dell'amore, li trovo abbastanza brutalizzanti, ecco, involgarenti. Quindi le due volte in cui io mi sono apprestato a una depressione che non era, che non fosse stata letteraria, generata, cioè così malinconicamente, latamente, da un pensiero sulla vita, come sempre, no? Dirottata, anche se partita con un affioramento che era nascita, ma dirottata maschilmente, virilmente, anche fallo-logocentricamente verso la morte. È chiaro che invece le due depressioni più contestualizzate nel desiderio di non vivere, cioè che si sono srotolate, svolte attraverso il non muoversi, il non desiderare di mangiare, il non camminare, sono legate a una, come dire, testimonianza da parte di terzi. In questo caso, terzi è un termine inadeguato perché siamo in due, il terzo o la terza erano casomai l'oggetto su cui si dirottava l'amore che io avrei voluto. Sono state queste le situazioni in cui sono stato veramente vicino all'idea della morte, sempre pensandoci, sempre provando ad attuarla.
E quindi posso concludere che ci si ammazza se non ci si sente amati. Banalmente, che l'uccisione di se stessi è conseguenza della percezione che ci sia un'irrimediabile situazione che testimonia il nostro non essere amabili, oppure che quella situazione attivata è così forte e atroce nel testimoniare che non siamo così amabili quanto altri, perché, ecco, per esempio, nel tradimento è evidente, no? È l'altro che dice: tu non sei più amabile, io ho un'altra, hai fatto delle cose per cui non sei più amabile. A questo aver fatto delle cose non è avvertito, perché per colui che si sente trasgredito sarebbe invece opportuno che la relazione si mantenesse in una dimensione dialogica che continua però a far riferimento allo scambio bidirezionale di questo amore. Invece qui c'è una fuga verso altri, e il riconoscersi, come dire, trasgrediti, traditi, comporta una sensazione di tale dolore, no? Non sono più amato, io è qualcun altro. Spesso chi la attiva, cioè chi si allontana, ha proprio intenzionalmente desiderio di addolorare, di ferire colui dal quale si allontana, cioè l'intenzione è proprio di produrre un dolore così forte che potrebbe anche essere la determinante di una scelta suicidiaria. Forse appunto per vendicarsi dell'altro, forse per vendicarsi attraverso l'altro che diventa, diciamo, il simbolo di coloro che hanno offeso questa persona, che decide di vendicarsi e si fa dell'altro una sorta di scapro espiatore di tutte le altre situazioni in cui questa persona, vendicandosi così, è stata essa stessa considerata oggetto di un amore, lei o lui lo rifanno con altrettanta forza verso qualcuno, nella speranza che questo qualcuno si prenda e subisca una punizione esemplare e che vada con questo suo comportamento a risolvere tutte le situazioni anche precedenti, sia il simbolo e il portatore sacrificale di tutti i contesti in cui colui che va o colei che vanno a tradire si vendicano di ciò che nella vita hanno subito anch'essi. Quindi due persone che abbiano avuto grandi ferite, grandi esperienze di mancanza d'amore, è come se fossero in lotta per inferire l'uno all'altro un dolore, e uno delle due naturalmente finisce per vincere l'altro. Quello che ama di più sostanzialmente accetta, no, di sopportare il dolore, però talvolta questo dolore diventa insopportabile, l'unica maniera per reggerlo è morirne, e se non ne muore è perché trova delle strategie che lo riconducono a se stesso, all'amore per se stesso, e si sottrae, no, al gioco diadico in cui l'altro vorrebbe, diciamo, la scomparsa, vorrebbe la fine per essere trionfatore come chiudere una partita con l'amore e col dolore che lo ha visto spesso oggetto di sofferenze. Va bene. Così un po' pappagallo, un po' gallina, un po' gallo, non so se ho detto delle cose attendibili, sicuramente rivendico ancora la mia ignoranza. Avete visto la performance di ieri, quante cose non sapevo. Ecco, e va bene, sono così, sono fatto così, sono un insipiente, mi degallinizzo, mi rendo latamente visibile, mi shadowizzo, mi rimaschero. Mi ripappagallizzo.
Viene fermato.